Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 novembre, un po' rintronato perché ieri abbiamo fatto tardi per la puntata di Quarta Repubblica, però i temi sui giornali di oggi sono un po' quelli che abbiamo affrontato ieri. La cosa che più mi fa impazzire è, adesso ve lo dico subito, sono le aperture dei giornali. Oggi c'è una novità, diciamo la verità. La novità è sempre la solita, cioè la novità è che ci sono sempre, noi dobbiamo aspettare i decreti del Presidente del Consiglio per capire esattamente che cosa ci sarà permesso fare o no. Sia chiaro, cose che noi non è che ce lo concedono, sono nostri. Diritti. La cosa che mi fa impazzire, dicono: ma figurati con tutta la gente che sta morendo, stai pensando allo sci. No, guardate, lo sci è la nostra vita. Lo sci è la nostra vita come l'uscita di casa, la passeggiata, la corsetta, il cane, come è la nostra vita prendersi un aperitivo, come è la nostra vita andare a scuola, come è la nostra vita anche cose più importanti secondo una categoria di merito che può attribuire qualcuno. Ma secondo voi, quando io leggo duello sullo stop allo sci, stazione infernale. E stagione invernale ora già compromessa del Messaggero. Il Natale, non, in realtà niente cenoni e niente sci. Il governo cerca di contrattare queste regole con Bruxelles, come dice coraggiosamente Zaia, che però in realtà dice che dalle sue parti con i suoi protocolli si potrebbe andare a sciare. Dice: beh, però devono essere d'accordo gli altri, anche gli austriaci, anche i tedeschi, che peraltro hanno soltanto Garmisch, parliamoci chiaro, e i francesi. Io aggiungo anche gli svizzeri che se ne sfotteranno alla grandissima, perché Conte ieri ha chiamato Macron e la Merkel per dirgli anche voi dovete evitare che si vada a sciare. Ciao core! Ma il punto fondamentale è questo: non vi dovete sentire in colpa per rivendicare il fatto che si vada a sciare, perché l'atteggiamento è puramente moralistico, mi fa venire il sangue al cervello, porca puttana! Non facciamo, dice Conte oggi su tutti i giornali, come abbiamo fatto quest'estate. Che abbiamo fatto quest'estate? No, parliamoci chiaro, cosa abbiamo fatto quest'estate? Quello che gli italiani hanno fatto quest'estate è metà di quello che il governo non è riuscito a fare. Siccome loro non sono riusciti a fare le terapie intensive, l'organizzazione sanitaria, i vaccini antinfluenzali, ci metto regioni, ci metto assessori, ci metto governo, sono cazzi vostri! Perché siete andati al mare? Perché siete andati al mare? E poi, ragazzi, ragionate con la vostra testa, vi prego, ragionate con la vostra testa e non con quella testa moralistica da Savonarola che di chi ci governa! Io spero che i miei commensali capiscano quello che voglio dire. Se ci sono stati dei focolai in Sardegna, poi soltanto in Sardegna, mai a Regione, solo in Sardegna. Quei focolai sono finiti il 15 agosto. Se voi fate i calcoli, dal 15 agosto al 15 novembre sono passati 2 mesi. Al 15 ottobre è passato 1 mese. Cioè il punto fondamentale, se andate a vedere i numeri, visto che l'incubazione 3 giorni, 5 giorni, 10 giorni, agosto non ha creato il casino che abbiamo creato con la seconda ondata, ma lo ha creato banalmente l'incapacità del governo di aprire le scuole in sicurezza. Ma non solo per le scuole, che è del tutto evidente che i ragazzi si prendono il virus e non gli succede nulla, ma possono contagiarlo. I trasporti, il lavoro, le città che hanno ripreso a vivere, grazie al cielo. Come l'abbiamo gestita questa seconda ondata? Di merda! E perciò noi dobbiamo pagare perché abbiamo fatto l'agosto, non il governo! Che non è stato in grado di fare niente. Non siamo stati in grado, le notizie di oggi, mentre questi fanno i fenomeni e dicono: non vi permettete dei cenoni, non vi permettete di andare a sciare, pensando che poi non andare a sciare vuol dire tanto loro che ci frega, muoiono un po' di aziende, che vi frega, muoiono un po' di dipendenti, che vi frega, muoiono un po' di attività, che vi frega, muoiono il 30% del commercio, che vi frega, tanto arrivano i ristori che non arrivano e che pagheranno i nostri figli. E voi siete lì che dite e fate i moralisti. Io vi prego, prendete i giornali e ragionate al contrario di quello che vi dicono. Lunare con questi morti fare il Natale, cioè mi devo sentire in colpa se vado a sciare, ma Speranza si deve sentire in colpa, non io se ho il diritto di andare a sciare e di farmi dopo 2 mesi di zona rossa quello che cacchio mi pare che la mia libertà mi permette di farlo. Lunare, lunare è un corno, lunare è un governo, oggi c'è su Repubblica, c'è sul Sole 24 Ore che non è riuscito ancora a fare il progetto per il Recovery Fund. L'Europa ci dà 209 miliardi, sempre che ce li dia perché non tutti sono d'accordo. E beh, e oggi scopriamo su Repubblica, cosa che ha scritto un po' di giorni, che dice Conte: beh sì, saremo un po' in ritardo, lo faremo a febbraio, dovremo consegnarlo a giugno. Non riescono a fare il recovery fund. D'altronde un governo che forse solo oggi riuscirà a decidere chi è il commissario all'emergenza sanitaria
in Calabria, dopo anni in cui ha creato quello che ha creato e avete visto quello che ha creato, beh, se, ragazzi, pensate che sono loro che vi devono dire a voi che cosa fare? Saremo noi a dover dire a loro che cosa fare, cioè via, il prima possibile. E per quello qualcuno di voi mi dice: ma te la prendi tanto con Berlusconi e con il centrodestra responsabile che vuol fare un accordo con questo governo? Sì, me la prendo tanto perché con questi non c'è dialogo. Non solo non c'è dialogo perché sono l'incapacità totale, non hanno fatto il recovery fund, non hanno un'idea di quello che succederà fra 6 mesi, cambiano idea ogni istante, non si assumono una responsabilità, hanno dato in mano ad Arcuri la gestione dei vaccini, che è la cosa più inutile del mondo. Arcuri, che ha fatto un appalto da 1,2 miliardi di euro, di cui nessuno parla, con 72 milioni di commissioni, tutti zitti e muti. Allora mi chiedo, ma si può fare? Certo, uno deve avere un atteggiamento responsabile, bisogna dire: cerchiamo di non far troppo casino, ma da questo a pensare di fare un accordo con questi non scappati di casa, come li abbiamo definiti fino ad ora, pericolosi violatori delle nostre libertà. Questo è il punto. Io non me ne frega niente di Salvini, di Berlusconi, della Meloni, ma a me frega l'idea che non voglio sentirmi in colpa se penso che voglio passare un Natale come tutti i Natali. Non è mio diritto, è garantito dalla mia Costituzione. E qui chi non mi fa fare il Natale lo fa perché non è riuscito lui, con i soldi miei, a organizzare la sicurezza del mio Natale. Questo è il punto che noi dovremmo metterci. E poi chiudessero tutto, i servizi non essenziali. E chi li paga? Babbo Natale. Natale, appunto, sui vaccini, poi capite, andiamo avanti e per fortuna, qua ci sono un sacco di pezzi sul dopo Crisanti, lo stesso Crisanti oggi leggo sul giornale ci ripensa perché dice il nuovo vaccino, quello inglese, fatto anche dagli italiani, quello invece ho visto i dati sull'Lancet e mi piace, quindi Crisanti da microbiologo oggi ha capito che non poteva pestare una cosa più grande di lui perché sui vaccini è stato ucciso da tutti, pulito, oggi usiamo gli aerei senza essere degli ingegneri e quindi la comunità si deve fidare, quindi ci dobbiamo fidare dei vaccini. Criterio un po' strano, perché in realtà la critica ai vaccini che io non faccio, ma che fanno alcuni, non è esattamente questa, Polito, è il fatto che essendo questo un aereo molto nuovo, il 737, quello che è caduto tante volte Max, beh, insomma, uno ci pensa 2 volte prima di andarci sopra, semplicemente perché non lo conosce questo vaccino. È esattamente l'esperienza che manca in questo vaccino per essere sicuro. Molto più interessante l'articolo di Nordio, che dice: io ho fatto il giudice, scusatemi se parlo di me, è un pezzo bellissimo di Nordio, se c'è una graduatoria dell'affidabilità di alcune tecniche mediche, forse l'ultima, la meno sicura, è la psichiatrica, ma quella dei vaccini è la più sicura di tutte, dice in un bellissimo pezzo Nordio. Daily Mail gode dell'arrivo del vaccino inglese e dice che arriverà tra poche settimane, e quindi sui vaccini in realtà si vede una via d'uscita per questo governo e per noi governati da questi cialtroni che chiudono a casa noi perché loro non sono stati incapaci di risolvere la situazione. Ragazzi, vi ricordate soltanto TOC TOC poche settimane fa, in cui ci dicevano poche settimane fa che eravamo i migliori d'Europa? Siamo stati i peggiori. La seconda ondata in Italia ha reso l'Italia la peggior caso europeo. I 50.000 morti li utilizzano i giornali oggi, 50.000 morti, per dire che dovete stare a casa voi. Io invece i 50.000 morti li userei per far andare a casa loro, chiaro? Non a casa noi, a casa loro, perché 50.000 morti, se c'è una responsabilità, non è dei cittadini che non hanno messo la mascherina, che peraltro la Protezione Civile diceva di non mettere, non è dei cittadini che non hanno avuto i medici di base a casa loro, non è dei cittadini, va bene? Non è dei cittadini, togliamocelo questo cazzo di complesso di colpa per cui i morti sono colpa nostra. Io ne sono convinto, straconvinto, ci stiamo convincendo. Caso Morra, il pezzo più bello oggi è quello di Goffredo Buccini, che ecco, quando io vorrei invitare gli amici di Forza Italia che per un solo istante pensano che questo possa essere un governo da aiutare in qualche modo, a leggere il pezzo di Buccini, peraltro gli amici di Forza Italia conoscono bene probabilmente Morra, leggere il pezzo di Buccini in cui Morra, che insulta la Santelli, ex di Forza Italia, oggi leghista, che insulta la Santelli da morta, e in realtà, come dice bene Buccini oggi, pezzo che dovete leggere, lo fa per i... e poi la insulta, ed era questo l'intento fondamentale, cioè dire: ma calabresi di merda, avete letto una che stava per morire. Poi fa finta che il punto fondamentale era il presidente della regione di Forza
Forza Italia che è stato arrestato da Gratteri. Nel frattempo, sull'arrestato da Gratteri, questo non c'entra con Buccini, vi segnalo Tiziana Maiolo sul Riformista cerca un po' di smontare questa narrazione che quando esce sui giornali si è subito colpevole. Dice veramente non c'è ancora una prova che questo abbia rapporti con l'Andrangheta, non c'è un'intercettazione, e il fatto che non ci sia un'intercettazione sul presidente della regione di Forza Italia Calabrese che è stato arrestato per concorso esterno mafioso, beh, dice la Maiolo, il fatto che non ci sia stata un'intercettazione, sapete come come la definiscono i magistrati? Perché era troppo furbo per farsi intercettare, quindi se non è stato intercettato è troppo furbo, se è stato intercettato invece è colpevole, e non esci da questo gioco diabolico. Buccini parla di questo Morra egocentrico che parla in terza persona, che cita Seneca, che a un certo punto cita Gesù Cristo, questo filosofo, nel senso che è un professore di filosofia di Cosenza, nato a Genova, che pensa col suo egocentrismo di essere il fenomeno della politica italiana, quello che vuole la dittatura della legalità. Ecco, con questi signori bisogna fare i conti, cari amici di Forza Italia. Ovviamente l'obiezione la fa lo stesso Buccini in maniera velenosissima. Secondo voi, toc toc, come è stato eletto Buccini presidente della commissione antimafia? Con i voti della Lega, perché all'epoca c'era un governo leghista e grillino. Altro danno incredibile, la Lega ha provato a fare un accordo con loro e ne è uscita, dal mio punto di vista, a pezzi. Io non vedo per quale motivo, anche senza fare un accordo con loro, gli si porga anche per un solo istante la possibilità di continuare a fare i danni, almeno siano responsabili direttamente loro. Quando fra sei mesi, ragionate con me, quando fra sei mesi questi cretini che chiudono il Natale, che non risolvono il problema sanitario, potranno dire beh abbiamo fatto tutti gli scostamenti di bilancio insieme, beh abbiamo fatto tutte le manovre insieme, beh abbiamo parlato con l'opposizione per cercare, non fanno altro che condividere la loro irresponsabilità con tutti, almeno lasciategliela a loro, la loro irresponsabilità lasciatela a loro, di modo che qualcuno poi domani possa dire al Cavaliere, che oggi fa un'intervista lunghissima sul giornale, beh forse oggi gli diranno che è responsabile, ma domani gli potranno dire guardi aveva ragione lei sull'incapacità di questo governo. Trump comunque dà il via alla transizione, parliamo di cose più elevate. Poi l'altra cosa stupenda è l'intervista al Foglio di Tria, che invece la pensa esattamente all'opposto di me e dice fa bene Forza Italia a votare lo scostamento, ma anche a votare e cercare di ragionare come utilizzare i fondi europei. Cioè non tutti ovviamente la pensano come me, Tria, persona intelligente, la pensa diversamente e viene intervistato da Cerasa. Poi c'è un'altra questione straordinaria, la questione dello sciopero dei dipendenti pubblici. E qui c'hanno ragione Boeri e Perotti sulla Repubblica, che dicono la Triplice ha scelto di far odiare i dipendenti statali e fanno lo sciopero il 9. Se c'è una cosa che non ha senso è questo sciopero dei dipendenti statali. Peraltro, quello che è successo ieri, lo capisco dal Messaggero, ieri si è fermata la metro C a Roma perché non c'erano sufficienti dipendenti. Sapete perché? E secondo il Messaggero mi sembra di aver capito che è saltata questa metropolitana perché c'è stato uno sciopero non autorizzato e volante che ha fatto sì che a Roma in questo gran casino ci fosse la metropolitana. Allora io vorrei chiedere ai nostri cattivi vigili urbani, metto per ridere, ai nostri vigili urbani, ai nostri censori della legalità, di fare una cosa, esattamente come fanno la multa al vecchietto che sta al parco e legge, esattamente come fanno la multa a quello che gira e non ha l'autorizzazione o la certificazione. Facciamo una cosa, facciamo una bella denuncia per omicidio colposo, pandemia colposa a quei vertici sindacali che hanno interrotto il loro lavoro e hanno fatto sì che quei pochi pullman e quelle poche metropolitane fossero affollate senza distanziamento. Avete fatto sì che gli italiani si contagiassero ieri sui trasporti pubblici perché voi avete fatto il vostro scioperetto. Si può dire questa cosa o non si può dire? Io questa roba dello sciopero dei dipendenti pubblici è una cosa che mi fa orrore. Bisognerebbe gridare ai quattro venti che in questo qui non c'entra nulla il diritto di sciopero che viene garantito, ma ci sono dei momenti in cui il diritto di sciopero deve essere compresso, e i momenti in cui deve essere compresso non sono le emergenze, è previsto proprio dalla nostra legislazione. Ad esempio c'è un'autorità per gli scioperi che decide se sono fattibili o non fattibili certi scioperi in certi periodi dell'anno. Ecco, in questo periodo dell'anno abbiate pazienza, forse avendo noi la necessità di avere trasporti pubblici al 50% e che non ci siano
Assembramenti, forse quel dirittino si potrebbe un po' discutere. Detto che anche se non si deve discutere, questi sindacati che fanno sciopero danno il senso della loro diciamo, conformità a quello che avviene. Due ultime notizie interessanti: il Crédit Agricole vuole comprarsi il credito valtellinese, fa un'offerta di 780 milioni, ne parla il Sole 24 Ore, non è una cavolata, è l'inizio delle nuove aggregazioni bancarie. Sapete che Intesa ha preso UBI, UniCredit non so che farà, c'è la Monte Paschi di Siena, una banca che è sostanzialmente fallita grazie agli errori del passato, ai miliardi che noi gli abbiamo messo dentro, ma lì non è la banca di Verdini, quindi non se ne parla e non si arresta Verdini. E le prossime banche che dovrebbero andare al risico bancario, oltre al Monte dei Paschi di Siena, che è un danno per chi se la prende, sono il Banco Popolare di Milano, che è un'ottima banca guidata da un ottimo manager, e la BPR. Quindi sulle banche italiane si sta concentrando, diciamo, quella manovra finanziaria piuttosto interessante. E l'ultima cosa è di Paolo Giordano, in questo giallo incredibile su Lucio Battisti, che sarebbe stato seguito dai servizi segreti italiani e americani, perché sospettato di essere un finanziatore della destra. Si è sempre pensato, no, su un lago, come si dice, un mare di braccia tese. In realtà Battisti probabilmente non ha nulla a che vedere con questa roba. Il pezzo di Giordano però è favoloso, come spesso avviene. Paolo Giordano sul giornale è uno di quelli che scrive di musica e di televisione in modo davvero interessante. Io direi che per oggi è tutto, ci diamo appuntamento domani con la zuppa. Ciao ciao ciao, e poi sito nicolaporro.it. Ciao.